Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione rivolgo un fraterno saluto di benvenuto a tutti voi e in particolare al gruppo di Empoli, accompagnati da Don Renato, padre assistente, e poi al gruppo dei motociclisti di San Giovanni Rotondo che sono qui per vivere oggi una giornata di ritiro e di fraternità. Ecco, insieme vogliamo sentirci un popolo in cammino. L'Avvento è quel tempo che ci prepara al Natale, ma soprattutto è quel tempo che ci prepara ad accogliere colui che viene. E soprattutto oggi la parola di Dio ci invita giustamente a preparare la via al Signore. Per prepararla allora disponiamo il nostro cuore ad accogliere la sua parola e soprattutto chiediamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, Padre di ogni consolazione, che all'umanità pellegrina nel tempo hai promesso nuovi cieli e terra nuova, parla oggi al cuore del tuo popolo perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui ti manifesterai pienamente e ogni uomo vedrà la tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scoscesso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunzi liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il domino. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza, egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita
nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Parola di Dio. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui da tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, 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 fratelli e sorelle, dopo aver celebrato la solennità dell'Immacolata Concezione, proprio sotto lo sguardo della Vergine Maria, vogliamo riprendere il nostro cammino di Avvento, questo percorso che ci deve condurre al Natale del Signore, alla memoria di quel Natale storico,
ma soprattutto un percorso che ci deve vedere in un cammino di rinnovamento della nostra vita, per ravvivare la nostra fede e ovviamente anche per guardare lontano, per guardare a quel ritorno di Cristo o comunque a quell'incontro con Cristo definitivo quando saremo chiamati ad entrare nel suo regno. Viviamo oggi la seconda domenica di Avvento, una domenica che potremmo definire la domenica della voce. Durante l'Avvento e soprattutto il Natale tanti sono i simboli che ci vengono offerti sia dalla parola di Dio, sia dalla liturgia come dalla tradizione. La luce è uno dei simboli più evidenti di questo tempo. Ma oggi potremmo dire che c'è questo simbolismo legato alla voce, ma non ad una voce qualsiasi. Oggi viviamo in un tempo dove c'è un chiasso, potremmo dire, di voci, e dove è difficile distinguere quelle voci che potrebbero dire una verità. Quando la Bibbia e la Rivelazione ci parlano della voce, è soprattutto la voce di Dio. Quella voce che, come abbiamo ascoltato proprio dal profeta Isaia nella prima lettura, parla al cuore, parla all'intimo del nostro essere. A suo tempo ha parlato al cuore del popolo di Israele dopo l'esilio, soprattutto per dare un messaggio di consolazione e di pace. Dopo le sofferenze, appunto, fa piacere sentire una parola, una voce che possa rasserenare il nostro cuore, la nostra mente, le nostre relazioni. E quindi, di conseguenza, certamente questa domenica vuole farci capire che il tempo di Avvento è un tempo particolare di ascolto. Di ascolto per discernere proprio la voce di Dio. Quella voce che, come abbiamo visto proprio dalla liturgia della parola, ci viene dai profeti. Il profeta Isaia nell'Antico Testamento, che consolava il popolo dopo l'esilio, ma che invitava anche il popolo ad essere lieto, perché Dio, malgrado i peccati del popolo, malgrado le infedeltà alla legge, comunque rimaneva vicino a questo popolo, gli stava accanto. Anzi, addirittura Isaia usa un'immagine molto bella: come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Un'immagine di tenerezza, di un Dio che si faceva prossimo a questo popolo, malgrado appunto i suoi peccati. Non sempre Israele era all'altezza di quella elezione, popolo eletto di Dio, scelto fra tutti i popoli per manifestare la sua gloria. Ma Dio, ecco, anche dopo le vicissitudini sofferte di questo popolo, ritorna ad essere accanto. Anzi, addirittura dice attraverso il profeta: alza la voce, tu che annunzi una notizia buona. E in fondo anche per noi queste parole risuonano di consolazione, perché malgrado tutto e malgrado le voci che ovviamente ascoltiamo ogni giorno, non abbiamo motivi forse per gioire. Ma questa parola ci vuole ridare speranza, vuole ridare speranza a noi personalmente, in ragione forse delle tante situazioni che ci portiamo nel cuore, delle tante sofferenze, delle tante realtà a volte negative. Ma è una parola che ci vuole consolare anche in ragione di ciò che accade intorno a noi, nel mondo, le guerre, i conflitti, le crisi di tutti i generi, sociali, politiche, economiche. Ecco, abbiamo bisogno di consolazione. Consolate il mio popolo. Come Chiesa, certamente dobbiamo sentire forte questa esigenza, perché noi siamo figli di Dio, ma anche e soprattutto come umanità, perché certamente anche oggi ci sentiamo dispersi, turbati, inquieti per tutto ciò che accade. E la voce, questa voce di Dio che parla al nostro cuore, che cosa annunzia? Un Vangelo, e cioè una buona notizia.
Certamente tutte le notizie che ascoltiamo dalla radio, dalla televisione, dai mezzi di comunicazione di massa, ormai non sono mai notizie buone. È difficile ascoltare una buona notizia. Ebbene, il Vangelo di oggi, che è il Vangelo di Marco che ci accompagnerà in questo ciclo liturgico che abbiamo appena iniziato, inizia proprio così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. È un'affermazione, possiamo dire, piena, dove sostanzialmente l'Evangelista ci dice che c'è una buona notizia, è un Vangelo. Ma questo Vangelo non è solo un messaggio orale, ma è una persona, Gesù. Quel Gesù di cui noi ricorderemo il suo primo Natale, ma quel Gesù che tornerà e che ci chiamerà ad una pienezza di vita, quella vita nel suo regno. Ecco allora già una voce che si deve distinguere tra le altre voci. Non possiamo ascoltare solo il chiasso di un vociare magari vuoto, inutile e per certi aspetti falso. Molte volte nel mondo siamo orientati proprio da tante voci, o ancor meglio siamo disorientati da tante voci. Chi dobbiamo ascoltare? Chi dice la verità? Chi ci può dare una soluzione? In ragione di tutto ciò che accade, in ragione di tutti i problemi che molte volte sentiamo come persone, come popolo, come comunità, chi dice davvero quello che una voce come quella di Dio può davvero essere? Una voce eloquente e soprattutto una voce di consolazione, di giustizia e di pace. E allora il tempo di Avvento è il tempo in cui forse dobbiamo concentrare proprio questo atteggiamento di ascolto per discernere. Un tempo forte dove ci parlano i profeti, ci parla Isaia, ancor più ci parla Giovanni Battista, colui che è venuto nel mondo per preparare l'avvento di Cristo. E Giovanni Battista non dice più che Dio realizzerà le sue promesse, ma annuncia che il regno è là, è vicino, è nella persona di Gesù. Ecco la buona notizia che giustamente il Vangelo di Marco ci dà. Ed è lui quella voce, ancora una volta, che fa ascoltare la voce di Dio a quel popolo perché possa riconoscere Gesù come il Messia, il Figlio di Dio. E questa è la nostra fede. E questa è la fede che ci salva, e questa è la fede che dobbiamo ravvivare in questo tempo di Avvento. Per farlo allora Giovanni Battista stesso dice di preparare la via, a colui che viene, perché è già venuto, ma a colui che verrà ancora e che viene magari anche all'interno di quella che è la nostra vita presente, non solo attraverso la parola, i sacramenti, l'Eucaristia, che fra poco riceveremo, ma viene anche in ragione di quelle che sono le nostre relazioni umane e soprattutto le nostre relazioni improntate alla carità. E come dobbiamo preparare questa via? C'è questa immagine appunto di una strada che magari è tortuosa, che ha delle buche, che ha delle valli. Isaia già dice: raddrizzate quei sentieri, oppure colmate quei vuoti. Ma in sostanza, ecco, anche Giovanni Battista, che predica un battesimo di conversione, ci dice di confessare i nostri peccati. In sostanza, dobbiamo convertirci. E come figli di Dio soprattutto, perché come Chiesa noi siamo figli di Dio, battezzati non più in un battesimo di acqua, ma di Spirito Santo e fuoco, come dirà Gesù, ebbene, allora dobbiamo rivedere la nostra vita e, se vogliamo, dobbiamo riconvertirci e vedere in che modo il nostro battesimo è realmente la coerenza di una vita legata a quel Vangelo che ci viene annunziato. Gesù allora ci chiede di ritornare a Lui, di riconfermarci per il battesimo che abbiamo ricevuto, di ritrovare quella grazia e di confessare i nostri peccati. Non a caso i padri della Chiesa chiamavano il sacramento della confessione il battesimo delle lacrime. Quante volte forse, pur essendo battezzati, noi pecchiamo.
magari veniamo meno a quegli impegni battesimali che pure magari anche i nostri genitori hanno promesso, di quella fede nel Figlio di Dio, ma una fede che non è semplicemente un puro concetto, ma è una vita ed è una testimonianza di vita autentica nel modo di essere, nel modo di parlare, nel modo di agire, nelle scelte che nella vita facciamo. Quanto tutto ciò dipende dalla parola o dalla voce di Dio che parla al nostro cuore. Quanto dipende dal Vangelo di Gesù Cristo quello che noi viviamo nella nostra vita di ogni giorno. O piuttosto ci facciamo condizionare da tante voci, da tanto frastuono di voci che alla fine poi in sostanza ci disorienta. Giovanni Battista allora ci dice di preparare la via al Signore. In questo tempo di avvento penso che il sacramento della penitenza e della riconciliazione debba essere il luogo dove innanzitutto dobbiamo fare in modo che Dio parli al nostro cuore attraverso la voce della sua parola, che ci può venire in tanti modi, dalla liturgia che abbiamo appena ascoltato della parola, dai sacramenti, ma anche dalle esperienze di vita. Quante volte ci domandiamo che in ragione di tutto ciò che ci accade, che cosa Dio ci vuol dire? Ecco, cerchiamo di leggere alla luce della fede anche la nostra vita e la nostra storia personale. Forse Dio in certi momenti e in certe situazioni ha qualcosa da dirci. A livello planetario possiamo dire, con queste guerre, con questi conflitti, con la violenza che ci vediamo raccontata ogni giorno dai mass media, che cosa Dio ci vuol dire? Forse ci vuol dire che ci stiamo allontanando dalla sua presenza, o ancor più, forse invece di andare incontro al Signore che viene, preferiamo altre strade, preferiamo ascoltare altre voci. Forse possiamo sentirci sicuri di noi perché possiamo fare a meno di Dio. La scienza, la tecnica hanno raggiunto un livello di sviluppo così alto che forse l'uomo e l'umanità non sentono più il bisogno di Dio. L'uomo si sente artefice della sua vita, si sente artefice della sua salvezza e quindi di conseguenza Dio sembra essere ormai lontano dai nostri pensieri. Giovanni Battista con forza e soprattutto anche attraverso la sua vita, che è una vita possiamo dire essenziale, ascetica, vive nel deserto, si nutre di cavallette, ma annunzia la giustizia e la verità di Dio in un momento in cui certamente anche Israele non brillava per esemplarità, e ci rimetterà la vita come tutti i profeti, come tutti coloro che nella propria esistenza testimoniano la giustizia e la verità. Fratelli e sorelle, su questo monte di San Giovanni Rotondo e soprattutto anche in questo santuario, Padre Pio questo ha fatto. Ha fatto sentire la voce di Dio, come profeta possiamo dire del nostro tempo. Ha fatto sentire una voce che chiamava gli uomini a convertirsi, a preparare la strada per incontrare il Signore. E soprattutto attraverso il sacramento della riconciliazione, della confessione, ha fatto in modo che tanti potessero ascoltare la voce, quella voce che molte volte parla al nostro cuore e che mettiamo a tacere per tante situazioni, quella voce che a volte ci scomoda e ci fa sentire che forse stiamo sbagliando strada, quella voce che ci chiama però e ci consola, perché ancora una volta vogliamo sentirci, come dire, teneramente accolti da Dio, così come dice Isaia, portati in braccio, sul petto, come agnellini, conducendoci davvero su quella strada che conduce all'incontro con Lui. E allora che Padre Pio ci insegna ad ascoltare la voce vera di Dio che parla al nostro cuore e alle nostre coscienze per consolarci e per salvarci. Sia lodato Gesù Cristo.
professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo. Credo la Chiesa, Santa, Cattolica, professo un solo battesimo. Aspetto la risurrezione e la vita del mondo. Al Signore, fonte di gioia e consolazione per noi, suo popolo, esprimiamo la nostra comune preghiera. Diciamo insieme: salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo. Per la Chiesa, ministra della misericordia del Signore, possa manifestare sempre di più il volto paterno di Dio. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per coloro che vivono momenti di sofferenza e di angoscia, si aggrappino al Signore invocando sempre per sé il bene autentico per la loro vita. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per i catechisti e quanti operano nell'annuncio del Vangelo, preparino la via dell'amore e della conoscenza del Signore a quanti lo ricercano con cuore sincero. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per ciascuno di noi, attenda il Natale del Signore non solo come una ricorrenza annuale, ma come occasione propizia di conversione al Vangelo. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per il nostro fratello Marco e per tutti i defunti, perché il Signore possa accoglierli nella sua casa celeste e possa così perdonare i loro peccati. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Ciascuno nel proprio cuore esprima le proprie intenzioni e le intenzioni di coloro che si raccomandano alle nostre preghiere. O Signore, che ci chiami ad essere collaboratori nella tua opera di salvezza, accogli i nostri desideri e le nostre suppliche e rendici autentici testimoni del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
preghiamo, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del tuo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te. La pace sia con te.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.